Allora, andiamo a bilanciare adesso questa reazione, che praticamente è la reazione tra biossido di azoto e acqua che mi dà ammoniaca e ossigeno, che può andare più comunemente nell'altro verso, cioè posso ossidare l'ammoniaca con l'ossigeno per avere biossido di azoto e acqua. Comunque, dal punto di vista del bilanciamento non ci interessa il verso della freccia, l'importante è che noi otteniamo lo stesso numero di atomi di ogni elemento a sinistra e a destra. Partiremo dall'azoto, ma ci accorgiamo che l'azoto è già bilanciato, ne abbiamo una a sinistra e una a destra, quindi conviene passare all'idrogeno che è presente soltanto in due molecole, mentre l'ossigeno è presente in tre molecole, quindi non conviene al momento andare a toccare l'ossigeno, ci complicheremmo la vita. Allora, qui ne abbiamo tre atomi di idrogeno a destra, qui ne abbiamo soltanto due a sinistra, quindi conviene fare il minimo comune multiplo, quindi 2 per 3, 6 atomi di idrogeno a destra, quindi due molecole di ammoniaca, e 3 molecole di acqua, quindi 3 per 2, 6 atomi di idrogeno a sinistra, 2 per ogni molecola di acqua. A questo punto però che cosa è successo? Che mettendo il 2 davanti all'ammoniaca abbiamo sbilanciato, diciamo, l'azoto. Quindi qui ce ne sono due atomi di azoto e qui ce n'è uno solo. Quindi dobbiamo assolutamente riparare e aggiungiamo una molecola di biossido di azoto a sinistra. A questo punto abbiamo l'azoto bilanciato e l'idrogeno bilanciato. Ci è rimasto da bilanciare l'ossigeno. L'ossigeno ne abbiamo 4 più 3, 7 a sinistra e ne abbiamo 2 a destra. Questo numero pari non può essere modificato perché si tratta di molecole di ossigeno che sono sempre biatomiche, quindi conviene trasformare anche l'ossigeno nel lato sinistro in un numero pari, raddoppiando tutte le specie chimiche già bilanciate, quindi 4, 6 e 4. In questo modo non abbiamo alterato nell'azoto e nell'idrogeno, ce ne sono 4 a sinistra di azoto e 4 a destra, ci sono 12 atomi di idrogeno, 6 per 2 a sinistra e 3 per 4, 12 atomi di idrogeno a destra. Adesso abbiamo un numero pari di atomi di ossigeno e quindi facilmente possiamo bilanciarlo contando quante molecole di ossigeno servono o sono prodotte, in questo caso, da questa reazione, dalla reazione di 4 molecole di biossido di azoto e 6 molecole di acqua. Quindi ne abbiamo 2, 4, 6, 8 atomi di ossigeno nel biossido, più 6, quindi 8 più 6, 14 atomi di ossigeno, aggiungendo quelli dell'acqua, quindi ci servono ben 7 molecole di ossigeno, o vengono prodotte ben 7 molecole di ossigeno da questa reazione.